Ehi, eccoci qua. Alcuni mi chiedono a che cosa servono le cinture, oppure i gradi, o qualsiasi cosa sia corrispettivo. Ebbene, le cinture assolvono a due principali compiti. Il primo è puramente didattico, cioè l'istruttore, quando entra in una classe e vede diversi gradi, sa come orientare il lavoro a seconda del programma in relazione al grado. Questo è molto comodo, molto utile, molto vantaggioso per lo studente e per l'istruttore perché alleggerisce il lavoro, ammesso che un programma ci sia, una progressione ci sia, il che non è per nulla scontato. Il secondo aspetto, ancora più importante, è dare dei parametri oggettivi con cui l'allievo possa autovalutare la sua crescita. Certo che se parliamo di una disciplina di combattimento, l'allievo verifica da sé se sta migliorando o meno, ma è anche vero che avere dei gradi, avere delle cinture, regola esattamente in che parte del programma l'allievo sia. Certo, c'è chi dice che le cinture e i passaggi di grado sono solo un motivo per fare i soldi. Può essere. Sicuramente se manca un programma e manca una progressione, non c'è nessun motivo per cui uno dovrebbe dare una cintura, visto che non serve all'istruttore per capire a che punto del programma è la persona, visto che non esiste un programma. E non serve all'allievo perché il programma non esiste, è un gran casino.